e non riesce ad andare via. Qualcuno vuole andare via da qui? No. Bellissimo, bellissimo tono di voce. E noi ti lasciamo qui, va bene, stiamo comunicando, tu rimani qui, la tua vita è qua. Nessuno ha intenzione di mandarti via. Noi non ti vogliamo mandare via, vogliamo solo comunicare. Grazie. Ora sicuramente sta arrivando un carico di energia assurdo, ragazzi, perché conferma, perché stanno illuminando tantissimo. Secondo me adesso che sanno che possono comunicare è quello con tutti. Lo sai che a me mi è passato la mente in testa. Vengono tutti? No. 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 Invece sì. Su, eri tu quello su che ci stava dando due mazzate di energia? Secondo me se l'ho fatto il fondo. Adesso, grazie mille per la comunicazione, la donna vuole rimanere qua, il guardiano sta lavorando e l'altro guardiano sta lavorando. Però, un nome, dimmi come ti chiami. Anche l'iniziale. A. N. D. A. D. Sei sepolto qua. Sapete che siete morti? Senti che abbiamo fatto la domanda, sentito il respiro. Siete deceduti, però voi state bene qui. Sapete di essere deceduti, ma state bene qui. Adesso. Sei ancora qua? Sta lavorando. La donna c'è. Alla fine ha sentito quel sospiro e non si sente più niente. Siete giù, sono giù. Però. Salite qua. No, aspetta, è arrivato qualche numero importante sotto. Da controllarvi. Voi tanto dovete rimanere qui per controllare la zona. È arrivato il comandante delle guardie? Una domanda, mi è venuta così. Ma in questa struttura per avvisare avevate delle campane? Sì. E se io prendo la campana e la faccio suonare, allerta tutto il castello. Era il segnale che c'era un attacco imminente la campana. Sì. E quando ho suonato la campana, prima, io ho messo in allerta. Quindi io inconsciamente vi ho mandato un segnale di allarme. Di pericolo, giusto? Quindi siete arrivati per quel motivo? No, loro sono andati via per quando fanno la campana. Loro corrono per il combattimento, per difendere il castello o per avvisare a tutti. E io sono nella campana e ho attivato l'allarme, giusto? Non la suono la campana, no? Un'altra domanda, non è che prima voi pensavate che noi eravamo il nemico? Che siamo entrati? Non comunicavamo perché pensavo che noi eravamo nemici. Quindi noi non siamo vostri nemici.
Noi siamo amici. Amici alleati. Siamo qua per difendere questa struttura e raccontare la storia di questo fantastico posto. Questo castello che non c'è più. Nelle città che sono rimaste qui. Bene. Ti fa piacere questo? Sì, diciamo che non sì. Sì, sì, grazie. Comunque questa... c'è un freddo. Sì, c'è freddo. Eccola, torna. Eccola qua. Tesoro, sei tornata. Puoi chiamare tuo marito. Tuo marito è con te. E con lei. Vuoi parlare tu o tuo marito? No, il marito... allora... lei sta aiutando perché sta lavorando. Il marito deve essere servito, però non è qua. C'è un casino fuori da paura di animali. Se c'è qualcuno con voi che vuole avere la possibilità di comunicare, fatelo avvicinare. Grazie. Ma stanno già comunicando con l'ufficio. Se c'è qualcun altro. Allora, cioè, come se c'è un uomo, quello nuovo è un uomo, è un uomo. Sì, il marito della donna. Confermiamo questo. Sei il marito della donna. Non sei il marito. Sei l'altra guardia? Non è il marito. E poi se ti faccio una domanda, aspetta di rispondere. Sei un'altra guardia? Confermi? Sì. Sì. Però la faccio finire l'altra guardia. Ma questo esercito che difendeva questo castello, ci sono anche le donne come guardie? No, la servitù. Io ho fatto un'altra domanda. Lo so, ma io stavo già pensando a quello. Però me la conferma. Ah, per confermare. Aspetta, possiamo chiederla, possiamo avere la conferma. Fammi ti fa la domanda. Questo esercito che difende il castello di Doria, ci sono anche le donne arruolate con voi? Oppure eri la servitù, come già detto prima, posso avere la conferma, scusa. La donna fa parte della servitù? Non mi dato razza. Va bene. C'è qualcuno che sta... Quindi... Facendo del rispetto. Non mi dire di no, perché lo sento. Mi stai sospirando qua, vero? Vedi quel cappello avvicinato. Questo è il cappello. Sì. Grazie, la confermo. Ah, stanno iniziando a interagire. Male sta interagendo. Male. Ha detto anche lui. Cos'è? Io ho detto stanno interagendo male. E lui male. E sta interagendo male perché? Tu sei fermo? Nei piedi? Sì. Perché poi non ti sta tremando? Sei alla mia destra? È lì. Dove muore? È lì. Dove muore lassù? No, è lì. Mm? È qui dietro di me, vicino alla scala. Ti siedi vicino a me? No. Sei salito su? Stanno cadendo le cose dalla scala, ragazzi. Sì. E lui ce lo conferma. È salito qualcuno su nella scala e stanno cadendo i ranelli come quando siamo passati noi. E la scala ce l'ho dietro di me, ce l'ho un metro e mezzo, ragazzi. Sei salito su? Hai. Perché hai? Non vuoi che faccia foto? Siete saliti su a controllare le altre finestre?
di nuovo. Sembra che ci sia qualcuno che salga nelle scale per controllare tutti i guardiani, i soldati, se stanno facendo il loro... Cioè la scena io me la immagino che è salito dalle scale di sotto, mi ha sospirato vicino, come quel fiatone, perché le scale sono molto ripide, e ha continuato a salire. Avete confermato. Grazie. La donna c'è. Che è questo profumo? Che hai fatto? C'è la donna, una nuova donna c'è. La donna è andata via. La donna è ancora qui. Posso avere la conferma? È passato qualcuno e vi siete... Aspettiamo, infatti, secondo me è passato qualcuno che vi comanda. E poi questo è un punto di comunicazione, nessuno lì è giù, secondo me. Questo è proprio il passaggio, capito? Hanno bussato. Sembra che da sopra, se c'è qualcuno su, tiri un colpo fatale. Così. Siete giù. Siamo qui per giudicare, non ce ne andiamo qui. Ci piace comunque. C'è qualcuno di nuovo? No, noi siamo in un banco e solitamente tutti escono solo nella loro. Bellissimo, è raro. No. Quando c'è la comunicazione vuol dire che è andata a frequenza giusta. Questo? Yes. Adesso. Il soldato. Ancora qui sì. Prendo anche questa la volta. Mi piace questa la volta. Mi piace.